Es kommt die Mittagsstunde, erschöpft, zerschlagen, kommt man nach Hause. Da warten möglicherweise neue Angriffe für einen Augenblick, sich gegen alles andere abschließen und zum Herrn richten. Er ist ja da. So wird es den Rest des Tages weitergehen. Vielleicht in großer Mühseligkeit, aber im Frieden. Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und alles ungetan geblieben ist, dann alles nehmen, wie es ist. Es in Gottes Hände legen und es ihm überlassen. So wird man wirklich und den neuen Tag wie ein neues Leben. Era la mia meta prefissa.
ciò dal tempo in cui, nell'estate del 1921, mi era capitata fra le mani la vita della nostra Santa Teresa e la mia lunga ricerca per trovare la vera fede era finalmente terminata. Allorquando, il giorno di Capodanno del 1922, ricevetti il Santo Battesimo, sentii che era solamente un preparativo per entrare nell'Ordine. Recai con me il nome religioso già all'entrata nel convento, in veste di postulante. Lo ricevetti proprio come pregai di ottenerlo. Con la croce intendevo il destino del popolo di Dio che già a quel tempo iniziava a manifestarsi. Pensavo che capissero che è proprio la croce di Cristo che doveva tutto assimilare a nome di tutti. Certo, oggi sono molto più consapevole su che cosa significa essere sposa del Signore nel nome di Dio.
e di religione ebraica.
fu educata nella fede dei padri, ma nel corso degli anni divenne praticamente atea, conservando valori etici molto elevati e tenendo una condotta moralmente irreprensibile. Conseguì brillantemente il dottorato in filosofia e divenne assistente universitaria del suo maestro. Instancabile ed acuta ricercatrice della verità, attraverso lo studio, la frequentazione di ferventi cristiani e infine attraverso la lettura dell'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, incontrò Gesù Cristo splendente nel mistero della croce e con gioiosa risolutezza aderì al Vangelo. Nel 1921 ricevette il battesimo nella Chiesa Cattolica con il nome di Teresa. La sua vita cambiò radicalmente. Gli anni successivi furono spesi nell'approfondimento della dottrina cristiana, nell'insegnamento, nell'apostolato, nella pubblicazione di studi scientifici e in una intensa vita interiore nutrita dalla parola di Dio e dall'orazione. Nel 1933 coronò il desiderio di consacrarsi a Dio. Entrò tra le carmelitane scalze e si chiamò Suor Teresa Benedetta della Croce, esprimendo così, anche con il nome che aveva assunto, l'ardente amore a Gesù crocifisso e la speciale devozione a Santa Teresa d'Avila. Emise regolarmente i voti di povertà, obbedienza e castità. È felice della sua consacrazione, camminò con Dio nella via della santità. Quando in Germania il nazionalsocialismo inasprì la folle persecuzione contro gli ebrei, i superiori della Beata, per precauzione, la inviarono nel monastero di Est in Olanda. Spinta dalla compassione per i suoi fratelli, non esitò ad offrirsi a Dio come vittima per impetrare il dono della pace e della salvezza per il suo popolo, per la Chiesa e per il mondo. L'occupazione nazista dell'Olanda comportò l'inizio dello sterminio anche per gli ebrei di quella nazione. I vescovi olandesi protestarono energicamente con una lettera pastorale e le autorità, per vendetta, inclusero nei programmi di sterminio anche gli ebrei
territorio. Il 2 agosto 1942 la beata venne arrestata, internata nel campo di concentramento di Auschwitz assieme alla sorella, fu uccisa nelle camere a gas il 9 agosto 1942. Così morì come figlia del suo popolo martiriato e come figlia della Chiesa Cattolica. Ebrea, filosofa, suora, martire, come affermò la Santità vostra nel giorno della beatificazione, la beata Edith Stein rappresenta la sintesi drammatica delle ferite del nostro secolo e allo stesso tempo proclama la speranza che illumina la storia e la croce di Gesù Salvatore. Thank you.
Parker. Nomine Sancte Ecclesiae Enixio gratias ad hoc ne pronunciazione a sanctità de vestre facta. Acumin interpeto utea de sanctita vestra super perata canonizazione literas apostolicas digneto Te cercias.
Thank you.
parole di San Paolo di Galata, che poc'anzi aveva ascoltato, ben si addicono all'esperienza umana e spirituale di Teresa Benedetta della Croce, che oggi solennemente viene iscritta nell'albo dei Santi. Anche lei può ripetere con l'Apostolo: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. La croce di Cristo, nella sua costante fioritura, l'albero della croce porta sempre innovati frutti di salvezza. Il messaggio della croce è così entrato nel cuore di tanti uomini e di tante donne, cambiando nell'esistenza. Un esempio eloquente di questo straordinario rinnovamento è la vicenda spirituale di Edith Stein, una giovane donna in cerca della verità, grazie all'aurio silenzioso della grazia divina, è diventata una santa per una notte. Primo maggio 1987, nel corso della mia visita pastorale in Germania, ho avuto la gioia di proclamarla beata nella città di Colonia, questo generoso testimone della fede. Oggi, a 11 anni di distanza, qui a Roma, Piazza San Pietro, mi è dato di presentare solennemente come santa davanti a tutto il mondo questa eminente figlia di Israele e figlia fedele della Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, che siete convenuti per questa solenne celebrazione, rendiamo gloria a Dio per l'opera da Lui compiuta in Edith Stein. Die Grüße, die zahlreichen Bilder, die nach Rom gekommen sind, vor allem die Angehörigen der Familie Stein, die sich zu diesem Freuden der Ereignis mit uns verbinden wollen. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Vertreter der karmelitischen Gemeinschaft, die für Schwester Theresia Benedicta am Kreuz zur zweiten Familie geworden ist. Außerdem heiße ich die offizielle Delegation der Bundesrepublik Deutschland willkommen. Sie wird angeführt vom scheidenden Bundeskanzler Helmut Kohl.
Iberischau, die Vertreter der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie den Oberbürgermeister der Stadt Köln. Witam serdecznie oficjalną delegację Rzeczpospolitej Polskiej z panem premierem Jerzym Buzkiem na czele. Perché l'amore e la verità hanno un intrinseco rapporto. La ricerca della verità e la sua traduzione dell'amore non da parte del contrasto, essa hanno capito che si richiamavano a vicenda. Nel nostro tempo la verità viene scambiata spesso con l'opinione della maggioranza. Inoltre è diffusa la convinzione che ci si debba servire della verità anche contro l'amore o viceversa. Ma la verità è l'amore. Hanno bisogno l'una dell'altra. Suor Teresa Benedetta della Croce dice a noi tutti: non accettate nulla la verità che sia priva di amore e non accettate nulla l'amore che sia priva di verità. L'uno senza l'altro diventa una menzogna distruttiva. Infine, la nuova santa ci insegna che l'amore per Cristo passa attraverso il dolore. Chi ama davvero non si arresta in grado dalla prospettiva della sofferenza, accetta la comunione del dolore con la persona amata. Il mistero della croce, pian piano, avvolse tutta la vita di Edith Stein, fino a spingerla verso l'offerta suprema, come sposa della sua croce, suor Teresa Benedetta, non scrisse soltanto pagine profonde sulla scienza della croce, Kreuzwissenschaft, ma fece fino in fondo il cammino alla scuola. Molti nostri contemporanei vorrebbero forse farla celebre, ma niente è più eloquente della croce messa a tacere. Maestro si intrattenne con la Samaritana
presso il riposo di Giacobbe. Quanto egli donò alla sua occasionale, ma attenta interlocutrice, lo troviamo presente anche nella vita di Edith Stein, nella sua salita al Monte Carmelo. La profondità del mistero divino è presentibile nel silenzio della contemplazione. Man mano che lungo la sua esistenza essa maturava nella conoscenza di Dio, adorandolo in spirito e verità, sperimentava sempre più chiaramente la sua specifica vocazione a salire sulla croce con Cristo, ad abbracciarla con serenità e fiducia, ad amarla seguendo le orme del suo diletto sposo, Santa Teresa della Croce, si viene additata oggi come modello a cui ispirarci e come protettrice a cui ricorrere. Rendiamo grazie a Dio per questo dono. La nuova santa sia per noi esempio nel nostro impegno a servizio della libertà, nella nostra ricerca della verità. La sua testimonianza valga a rendere sempre più salvo il ponte della reciproca comprensione tra ebrei e cristiani.
Espíritu Santo, como